Siamo con Alfredo Tacci, secondo Remo de Marola. Ciao Alfredo, ecco, parliamo un po' di questo appalto. Secondo posto quello di Porto Venere, una gara un po' strana a batterie, c'è stato quel problema della barca che ha portato via un po' di boe. Ecco, che appalto è stata intanto? Ma l'importante prima di tutto è che sono riusciti a organizzarsi e a disputarla in ogni modo. Quindi diciamo bisogna fare anche i complimenti al comitato, eccetera, perché nonostante tutto sono riusciti nel minor tempo a organizzare ugualmente la prepartita. È stata una gara difficile, diciamo, per le condizioni in meteo che a Porto Venere di solito vento, la corrente, la gara, diciamo, la rendono un po' impegnativa, però dai, alla fine l'importante è che tutti sono riusciti a dare. Ecco, un secondo posto, primo posto va a Muggiano. Ci racconti un po' la Prepaio, vissuta anche da te e dalla tua borgata? No, vabbè. La prepaglia, vabbè, dai, alla fine noi è andata abbastanza bene. L'ultima vasca ci siamo fatti un po' riprendere, eravamo abbastanza avanti. Al giro dei 1500 avevamo un bel vantaggio, però complimenti a Muggiano che è venuto sotto, sono avvicinati un po' tutti e hanno fregato gli ultimi metri. Sono contento per Silvio Pietra che ha vinto la prepaglia e quindi niente, merito a loro. Le corsie, diciamo, un po' ci hanno avvantaggiato, la corsia un po' ci ha avvantaggiato, un po' ci ha svantaggiato perché corsie centrali, corrente a favore, parecchia, però poi quando torni indietro c'è tutto a conto. Quindi diciamo che è stato un merito anche al mio equipaggio, faccio i complimenti al mio equipaggio di aver fatto una bella prova, dai. Ecco, Alfredo, dopo 2 anni di stop e un anno proprio staccato, l'anno scorso stato il palio, cosa significa avere già, essendo in acqua a maggio, giugno, con le prepaglio? C'è stata poi Tellaro e questo di Porto Venere. Ah, per un vogatore che si allena da settembre-ottobre tutto l'anno, scendere in mare, fare le gare è la cosa più bella che c'è. Quindi, da quel punto di vista lì, è il bello del paglio, è il bello di chi fa canottaggio, è il bello di chi si allena e quindi può fare solo che piacere. Grazie mille. Grazie a tutti, ciao Patrick.